L'articolo 73 del testo unico mi dice una cosa, e questo interessa a tutti evidentemente. Io, una persona giuridica, quindi una società, quindi non parliamo di persone fisiche, parliamo di te che te ne vai in Spagna, perché non c'è bisogno di andarsene in Papua Nuova Guinea, ti apri una società in Spagna e il tuo mercato di riferimento, i tuoi clienti, i tuoi pazienti, nel tuo caso, sono 100% italiani. Ora, l'articolo 73, al comma 3, che non gliene frega un cazzo nessuno che articolo è, ci dice la sede, una persona, una società è considerata fiscalmente residente in Italia se ha la sede legale. Quindi la sede legale vuol dire che però devi costituire un SRL, questo vuol dire, e ti dai la zappa sui piedi. Ed era quello che faceva la Apple con l'Irlanda, dopo ci arriviamo. Quindi A, sede legale, il caso più classico, insomma, la scuola, sede legale, sei fiscalmente residente qua. B, se hai l'amministrazione in Italia, e qui vengo al problema dell'estrovestizione, per esempio una cosa che nessuno sa è che questo requisito, essere amministratore o sede legale, devono essere verificati per più della metà del periodo d'imposta. Per cui se io il 1 luglio sono in Italia, mi apro una società in UK e il 1 di gennaio, quindi dopo meno di 6 mesi, me ne vado, non ho un problema dell'estrovestizione, l'ho risolto. Chiaramente ci deve essere un po' di sostanza. Il punto è, il terzo punto invece è l'oggetto sociale. La legge mi dice che se il mio oggetto sociale è interamente italiano, o la maggior parte dell'oggetto, diciamo, dell'oggetto sociale insiste all'interno dei confini del territorio della penisola italiana, quella società spagnola, in questo caso, è fiscalmente residente in Italia. Ma come lo fanno a sapere? No, vabbè, allora lo vanno a sapere perché il bilancio è pubblico, il bilancio della società spagnola è pubblico, hanno il fumus, magari lo stanno controllando, magari lui è un evasore, magari rientra nei cluster di quell'anno di professionisti che sono accertati dall'Agenzia delle Entrate o per gli iscritti AIRE, a partire dal 1 gennaio 2010 partono degli accertamenti automatici, quindi gli arriverà, se lui se ne va in Spagna, un questionario informativo e lui dovrà rispondere. Se non risponde scatta l'accertamento automatico, se non scatta torniamo a noi. Finiamo, oggetto sociale, quindi io ho la società spagnola, il 100% del fatturato, bilancio pubblico, accertabile, pubblico registro, accertabile, quindi cioè lo trovano insomma se vogliono, è fatto in Italia, paziente 100% in Italia. Quella società è fiscalmente residente in Italia secondo voi? Solo perché ha il mercato di riferimento? Non lo è. Non lo è per quel discorso che ti dicevo prima, libertà di prestazione di servizi, che è tanto il problema che hanno avuto per esempio Dolce Gabbana adesso, il problema che c'è, insomma, tante sentenze della Corte di Giustizia. Tu lo puoi fare e non devi confondere il mercato, non devi per confondere, grazie mille Valerio, il mercato di riferimento Italia con l'oggetto sociale. L'oggetto sociale è un'altra cosa. Cioè l'oggetto sociale comprende il mercato di riferimento, quindi sicuramente non è, come dire, non va a mio vantaggio diretto. Potrebbe accendersi una lampadina al fisco, ma il fatto di avere solo il mercato diretto non è un problema. Non è un problema nella maniera più assoluta. Non è un problema perché una cosa è l'oggetto, questo è importantissimo perché da qui nasce tutto il problema sull'estrovestizione. Una cosa è l'oggetto sociale, una cosa è il mercato di riferimento. Oggetto sociale vuol dire che tu hai eserciti la tua attività fisicamente, personalmente in Italia, hai a che fare con l'Italia, non solo come mercato di riferimento, capannoni, commerciali, insomma, tutto una struttura stabile e la modalità di svolgimento dell'oggetto sociale. Il problema è se tu medico vieni però in Italia tutti i giorni a fare visita porta a porta, e allora il problema ce l'hai. Però se io sono consulente, quindi faccio proprio l'esempio mio più classico, più stupido del mondo, vi faccio consulenza da Malta, il 100% del mio fatturato italiano, io dormo tra le braccia di Maria la notte. Ma non c'è. Poniamo che tu hai dei commerciali di mezzo, ok? Cioè la consulenza la fai tu, ma il commerciale nel mezzo che chiude la transazione. Cioè facciamo l'esempio. Oh, facciamo così. Poi ritorniamo sulle, così vi faccio capire quali sono i problemi. Che tanto la cosa più importante di noi oggi che siamo in Italia è capire quali sono i problemi se andiamo a aprire una società offshore, perché questo è il punto, no? Tu mi stai chiedendo se ho dei commerciali in Italia, che problemi ci sono? C'è un problema di stabile organizzazione, che è il motivo per cui il mio cliente che è andato in Ungheria gli abbiamo lasciato una stabile organizzazione in Italia. Però tu hai una persona che spende il nome tuo presso il cliente, è la giostra che faceva Google, una volta si usavano, adesso invece l'Ocse sta rompendo i coglioni su questo punto, si usavano i commissioner agreement, cioè tu fai quello che fa Google, cioè io metto un cristiano che magari fa assistenza tecnica, tu lo chiami per risolvere un problema, quello è, o meglio, quello in realtà ti chiama per una promozione e ti vende un contratto.
però non te lo fa firmare, o meglio, sul contratto non c'è il suo nome, ma c'è il nome di Google, USA, piuttosto che Irlanda, di solito in Italia c'è Irlanda. È semplicemente un modo per evitare una configurazione instabile di organizzazione. Oggi invece, se tu hai un agente, oggi, quindi a partire dal 2015, intanto per oggi, le normative cambiano in continuazione, se tu hai un commissionario, un agente dipendente, indipendente, insomma non entriamo nello specifico, qualcuno che vende contratti per te, dei tuoi servizi in Italia, anche se sul nome c'è il nome della tua, sul contratto c'è il nome della tua società che sta in America piuttosto che in Serbia, comunque rischi la configurazione di una stabile organizzazione in Italia, che non è per forza un problema, non è per forza uno svantaggio, perché stabile organizzazione non vuol dire che tu in automatico tutto il fatturato dell'azienda azerbaigiana la paghi in Italia. Vuol dire che quell'attività svolta da quel commerciale per te, remunerata in un certo modo da te, perché è una cosa di soldi devi dare a questo, deve essere tassata in Italia. Quindi una parte dei ricavi che fa la tua azienda devono essere tassati in Italia, che non è per forza un problema. Tanti clienti organizzano corsi in Italia, tanti clienti fanno organizzazione in Italia, come me, no? In questo momento sto promuovendo la mia attività in Italia, sono sul suolo italiano. Potrebbe convenire aprire una stabile organizzazione, per esempio per ridurre i costi, per esempio per ridurre i costi di una segretaria che fai permanentemente lavorare in Italia, gestire il commerciale. Quindi sì, si configura una stabile organizzazione, sì, ho un problema di tassazione, potrebbe non essere uno svantaggio. Se ho rapporti commerciali stabili con l'Italia, ho necessità di stare stabilmente, di vendere i miei prodotti in Italia, nel suo caso lui è un medico, magari gli basta un blog per vendere i suoi servizi, a te hai bisogno di uno che va a bussare porta a porta, e quindi si crea il problema, ok? Andiamo avanti, è l'ultima domanda, perché sennò più che altro per voi, sennò... Poi dopo ci fermiamo comunque. Qui hai detto che è per esempio consigliato per Amazon FBA, ma... Dove? Scusa. Consigliato per Amazon FBA è scritto, no? Ah sì, scusami, sì, qui sono in questo momento, sono in tutto il mondo. No, non le ho fatte io, cioè, per forza di cose. Le ho imparate, però non... Dimmi, qua andiamo avanti. Allora, no, per uno che magari vuole iniziare l'attività, sì. Non le conviene magari dire, ma sai cosa, io... In Italia sapro la partita IVA, i primi 5 anni il 5%, vabbè, il tax 15%, non lo so. Beh, allora ognuno fa le sue considerazioni, nel senso è ovvio che se tu, come dire, hai un forfettino o hai intenzione di morirti di fame, rimani in Italia e ti giochi il forfettino. Ma questo è il mio primo avvertimento. Quando arriva a me il cliente e mi dice no, non lo so, devo ancora partire, no, guadagno 2 euro, e dove vai? Rimani in Italia, fatti il tuo forfettario fino a 65k e poi te lo giochi in libertà. Ok, a meno che non hai una propensione a guardare un attimino al di là del confine e capire che ci sono anche altre possibilità, poi dipende anche da quello che ti serve, cioè fai soltanto Amazon FBA, perché nel tuo caso può avere assolutamente senso. Io aspetto 65k e c'è, che non so e quanto dureranno, e tempo per trasferirmi sempre, sei sempre in tempo, non è che uno dice no, allora una ditta individu qui poi è difficile. Non ti dimenticare che c'è la exit tax. Quando vado a trasferire la mia società, sì, non è che la chiudo e la apro, perché se la chiudo e la apro, cioè banalmente lascia stare la ditta individuale, che non ci sono controlli sulla ditta individuale. Però tu Amazon FBA con un forfettario lo puoi fare, forse ti conviene un SRL unipersonale. Non lo so, tendenzialmente, se, soprattutto se compravendi, ti conviene un attimino limitare anche la tua responsabilità personale, quindi magari non ti conviene il forfettario a tra 65.000 euro, anche perché quando tu ti vai a giocare, dopo ci arriviamo, c'è un esempio sull'Amazon FBA, sulla migliore struttura di Amazon FBA, ho pensato a tutti. E se tu operi nel commercio, mi devi spiegare che cosa te ne fai di 65.000 euro di fatturato, con i costi che hai a fronte, cioè che margine hai, che vendi, cioè capito? No, certo, però se io sto iniziando, lo dico, non voglio fare passo così lungo, diciamo, vado a iniziare a fare la società, certo, all'estero di qui o di là, certo, dove i costi sono certi e io ancora non so, certo, se il business parte bene o no. Ma allora, senza tirarla troppo per le lunghe, sì, è un'osservazione giusta. Se io sto partendo, non so che pesci prendere, non so quello che succederà, non vedo perché la non debba... più che altro mantenere i costi bassi perché non ho ancora fatturato assolutamente, bene. Assolutamente, assolutamente, non è un problema. Ci sono opzioni migliori, ma sei assolutamente libero e lecito, libertà di movimento e di prestazione di servizi, vale anche dall'Italia. Mi conviene l'Italia, c'è cioè il 5%, non ci dimentichiamo dell'Inps, che te lo fa salire al 35% quel 5%. Però. All'estero avresti i costi molto più bassi. E lui penso che non mette piede in Italia da 20 anni, anche se incominci così. Quindi non ci dimentichiamo l'Inps, non ci dimentichiamo dell'Inps, che è il nostro caro amico Inps.